Più che i due punti, che chiaramente sono sempre importanti, è il gioco che oggi la squadra è riuscita a esprimere, frutto delle 10 partite della settimana scorsa, perché abbiamo giocato a un livello più alto di quello chiaramente di questo campionato e con la giusta concentrazione siamo riusciti poi a esprimerci bene. Sono molto contento perché abbiamo cominciato bene con una 5-1, poi loro hanno trovato le giuste misure e cambiando in 6-0 poi abbiamo recuperato tanti palloni. Sì, infatti anche a livello tattico la partita è stata vissuta sotto diverse chiavi, anche la marcatura che hanno riservato proprio a Manolovic. Erano situazioni preparate oppure ci siamo dovuti aggiustare un po' in base al comandato? Ma in realtà non è che abbiamo mai tanto preparato la marcatura uomo su Manolovic, perché questo quando poi sarà in campo internazionale non avverrà. Però lavoriamo molto sulla tecnica, sulle collaborazioni, per cui tutte le volte che riuscivamo a smarcarlo o giocare senza di lui soprattutto siamo andati molto bene, perché a un certo momento con la smarcatura su di lui si giocava 5 contro 5 ed era un po' più facile per noi. La scorsa settimana in Turchia hai avuto l'occasione di guardare i ragazzi anche in un contesto diverso ed europeo. Come li hai trovati al cospetto delle migliori nazionali, di alcune delle migliori nazionali europee? Siamo ancora un po' indietro sicuramente sotto l'aspetto fisico e strutturale, poi in attacco realmente non possiamo giocare a livello internazionale senza assenze importanti come quelle di Medicina, Zanon, speriamo di Stojanovic, per cui l'attacco non è giudicabile. Quello che però diciamo così che è andata molto bene la difesa, che abbiamo sempre lottato quasi sempre, tranne con la Croazia e la Spagna. La Croazia abbiamo giocato con le riserve per far riposare gli altri e contro la Spagna non c'era proprio niente da fare. Sarà molto dura salvarsi, ma questo MHC ci ha detto qual è la strada che dobbiamo fare. Ok, siete in un periodo di forma eccezionale. Avete ottenuto vittorie importanti. E oggi che partita è stata? Non sono d'accordo con lei assolutamente, perché noi avendo fatto 4 partite in 10 giorni eravamo oggi sia psicologicamente che soprattutto fisicamente scarichi, eravamo dei morti per usare un eufemismo, e questo l'abbiamo pagato contro una squadra che sa il fatto suo, anche perché qui ci sono ragazzi giovani che si allenano più di qualsiasi altra squadra di A2 e forse anche di A1 in certi casi, e quindi abbiamo subito la loro freschezza, la loro velocità e la loro anche capacità tecnico-tattica ovviamente. Sì, sul piano atletico si è notato infatti un calo nel secondo tempo soprattutto, e a livello tattico qualcosa invece per compensare è stata adottata. Erano soluzioni provate in allenamento, studiate, hanno dato i loro risultati oppure si poteva fare meglio? Purtroppo in allenamento ultimamente non riusciamo a provare quasi nulla, perché avendo appunto queste partite ravvicinate facciamo poca tattica anche a causa di infortuni o di assenze per vari motivi, e quindi abbiamo dovuto stasera più che altro improvvisare purtroppo. Però nel complesso, se è brutto da dire quando perde che è andata non malaccio, però bisogna accontentarsi viste le situazioni di base di cui parlavo in precedenza. È stato bellissimo, a me ha fatto un sacco di piacere, soprattutto dopo i mesi fermo, dare una mano ai compagni. Sapevamo che sarebbe stata una battaglia, quindi fa ancora più piacere aver vinto e aver dato una mano. Sapevi che avresti tirato tu tutti i rigori della partita? Tutti no, mi è stato detto nel riscaldamento e mi ha fatto piacere come cosa, poi non li ho sbagliati, quindi anche meglio. Sì, spieghiamo anche cosa ti è accaduto, insomma, sei fermo da un po' per infortunio, quanto ancora ci manca per rivederti in campo e lottare insieme ai tuoi compagni? Poche settimane per fortuna, io sono stato operato a novembre a causa di una lussazione della spalla, ho fatto fisioterapia nei mesi scorsi, adesso sono quasi pronto al ritorno in campo.